Siamo alla ricerca di una caverna Allora, la sottomarina. caverna sottomarina dovrebbe essere più avanti, però qui sotto. Vai proprio avanti perché vedo ancora la costa, quindi non è qua. Ah, ma proprio. Ah, sotto, si entra sott'acqua quindi nella caverna. Qui Sì, entra sott'acqua. dovrebbe essere. Anche più avanti, vai. Ok, dovrebbe essere tipo qua all'altezza. Ah, qua giù. Quindi comunque conviene venirci con un delfino o qualcosa, via. Se no non ci si fa a nuoto. Sì. Se ci vai con un delfino la dovresti trovare abbastanza facilmente. Ah, perfetto. Guarda, è proprio sul fondale. C'è una roccia di forma cilindrica, diciamo. E da lì vedi uscire delle bollicine. Sì, ma quando poi vado lì sotto, no? Ci sono delle sacche d'aria per respirare o no? O muoio? No, tu vedi uscire delle bollicine. Da un'entrata Bomba è piccolissima è grossa, ragazzi. l'entrata. Tu entri da sotto lì piano piano e non riemergi con il delfino, se no ti muori istantaneamente. Ah, addirittura. Sì, me ne sono morti due in un altro server per questa cosa. Però no, dentro ci sono delle sacche d'aria dopo. Dentro puoi teoricamente potresti anche costruirti Quanto è una grosso? base. Quanto è grosso, Dio buono? Mamma mia, fa poi Davide e Golia. Ok, vai, vado a farci. Provo a farci un giretto. Ti ringrazio, eh. È stato molto gentile. Niente. Ciao, alla Mancherebbe. prossima. Ciao. Insomma, ragazzi, io vorrei tanto andare a visitare quelle grotte lì sott'acqua, perché ancora, appunto, le caverne subacquee non ve le ho mostrate in nessun video. Però, ah, scusate, ciao a tutti, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale, perché se non fai l'intro poi godi solo a metà. E però, giustamente, devo andarci con qualcosa di veloce, perché sì, inizia ad averci 140-150 punti all'ossigeno, che è tanto. Però converrebbe andarci a questo punto con un delfino perché ho paura di affogare. Quindi vediamo di prendere qualcosa e ce la facciamo entrare là sotto. Che cazzo? Cioè, che cazzo? No, oh, se mi pigliano mi strappano. Ragazzi, due T-Rex con sella e un'aquila. Ma che cazzo? Aspetta, aspetta, fallo riposare un attimino. Che cazzo stanno facendo lì sotto? Andiamo un pochino a vedere. A parte ho paura che quello con l'aquila se mi prende sono rovinato, eh. Sono veramente rovinato. Oh, c'è uno con l'aquila, c'è uno con l'aquila. No, due con l'aquila. Ma che cazzo? Che cazzo è sta gente? Salve. No, no, no. Ma che cazzo? Ma chi è? Ma hanno cercato di prendermi? Stai buono, stai! Stai buono! Ma che cazzo di gente è? No, no, oh, mi stanno puntando contro le aquile. Mi stanno puntando contro. Oh, questa gente sta raidando, cazzo. Cioè, guardate là. C'è un'aquila, un pterodattilo. No, due aquile, maremma schifida. E addirittura due T-Rex. Prova ad agganciare uno e lo porto via. Ma secondo me quelli con le aquile mi fanno un culo se solo ci provo. Proviamo a prenderne uno. Proviamo a prendere uno sul T-Rex. L'ho preso? L'ho preso? No, non l'ho preso! Merda, l'ho mancato! L'ho mancato completamente. Aiuto, aiuto, se mi stanno seguendo, ragazzi, sono. No, cazzo, stanno raidando con due T-Rex! Ma che cazzo! Fammi riprendere un po'. Dai, 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 recupera la stamina. Dai, ti prego, regina. Regina, regina. Oh, oh! Chi è? No, no! Cazzo. Cori. Stanno arredando sotto. Ma che cazzo è sta gente? Proviamo a prenderne uno. L'ho preso? Lo butto in acqua! Lo butto in acqua! Fatti un bagno e rinfrescati le idee, schifoso rider! Tu! Tu! Cazzo, 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 ne ho preso uno, ragazzi, dalla sella!
Fatemi. No, no, cazzo, mi stanno rincorrendo. Ragazzi, mi stanno rincorrendo. Oddio mio, mi stanno rincorrendo. Mi stanno rincorrendo, aiuto, aiuto. Mi stanno. Oh, c'è uno dietro. C'è uno in coda. Mi stanno rincorrendo, ragazzi. Ho preso uno sul T-Rex e l'ho buttato in acqua. Mamma mia, ragazzi, che emozioni che dà sto gioco. Per quanto il server stia laggando e rischia di farmi veramente girare i coglioni, perché non è possibile, cazzo, ci hanno fatto cambiare tre macchine. Siamo anche 82 player online, però sta iniziando veramente a laggare. Fammi scendere un attimino. Cioè, stanno raidando la base dei nostri, no, alleati, insomma, dei nostri amici, tra virgolette, che ragazzi che stanno lì sotto ci danno sempre una mano. Quindi proverò a dare anche una mano, a provare a prendere sta gente e a buttarla in acqua. Vedete, poi conduti. Oh. Se riesco a levare quello sull'aquila, sono il numero uno, eh. Andiamo un po'. Andiamo un po'. No, 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 è il cazzo, è il cazzo. È il cazzo. Ezzela! Ezzela, 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 ezzela! Oh, pla, 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 pla! Ora ce l'ho. Merda, merda. Se faccio lo scemo poi mi prendono, eh. Se faccio lo scemo poi mi prendono. Cazzo, cioè. Il casino è l'aquila perché fa un casino di danni. Però se riuscissi a togliercelo. L'ho preso? Sì! No, merda. Però. Ne ho battuto uno, ragazzi! Ne ho battuto uno! Che è cascato e si è spiaccicato sulla costa! Porca puttana, sono. Ma che cazzo cos'è lo zero nella battaglia di Pearl Harbor, Dio buono? Ragazzi, ne ho sganciato uno. Quello dall'aquila l'ho preso. È caduto e si è sfracellato per terra. Beh, punto per me. Sto difendendo la base al massimo livello. Che poi tra l'altro non è nemmeno la mia, quindi proprio. Però, monta, monta. Cazzo, sta laggando. La bestia, monta, monta. Oh, sono entrati, hanno sfondato. Hanno sfondato. Ce n'è un altro sull'aquila qui, vediamo se ce la faccio a staccarlo. No, per poco. Per poco, l'ho mancato veramente per uno sputo. Oh, qui qualcuno è sceso. Aspetta, 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 aspetta. Voglio provare a staccare anche quell'altro dall'aquila. Quell'altro maledetto. Ho paura però che poi stacchino me. Il problema è che io ho solo questo. Cioè, se mi muore Regina, non ho altri pennuti. È un casino. Stanno raidando in una maniera disastrosa. Addirittura hanno distrutto anche il muro. Sì, vabbè, oh, ricciolo. Hanno distrutto anche il muro d'entrata. E stanno entrando ora. Quello mi segue. Catroia. Quello mi segue, quello mi segue. C'ho poca stamina, eh. Poca stamina. Siamo qui che ci fronteggia. Chi siete? Schifosi! Ma devo andare. C'ho poca stamina. Porca troia. Ora sì. Dai, vai via. Vai via, vai via, vai via, vai via. Ma guardate io che volevo fa. Comunque è stato bellissimo quello che è caduto dall'aquila e si è sfracellato. Ho goduto veramente come un maiale. Come un maiale ho goduto. Quando si è sfracellato, è cascato dall'alto e si è sfracellato. Bellissimo. Però volevo fare un video sulle caverne e sono finito in mezzo a un raid. Oh, il raid, ragazzi, ci mancava, eh. Ci mancava, io non ne faccio perché sapete, sono PvE. Però di assistere a un raid. Veramente ci mancava. È il primo, penso, è il primo raid, dopo quasi un mese di gioco che riesco a vedermi. Andiamo un po' a vedere se ci sono ancora. L'unica mia paura è che se mi prendono, io veramente, ragazzi, ho solo questo di pterodattilo, quindi sono rovinato. Andiamo un po'. Oh, è una assottante. Cioè, guardate là, sono tre. Sono tre là sotto. Cioè, no, tre, quattro. Cioè, quattro aquile. Più due T-Rex. No, che cazzo ha buttato? Dio, 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 prendilo al volo! No, bastardi, hanno buttato qualcuno!
Bastardi, hanno buttato qualcuno. E ho butto lui. No, ho mancato. Cazzo, ho mancato. Ho mancato. Bastardo schifoso, lo devo prendere. Non. Preso? No, l'ho mancato. Che cazzo, però, Butto di sotto! L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso! Sì! Ma l'ho sganciato in acqua. L'ho preso, ma l'ho sganciato in acqua. E la sua aquila è rimasta qui. Cazzo, manca poco, me l'ammazza. Oh, la stamina, la stamina, la stamina! La stamina. Ora finisco la stamina e mi inculano. Porca puttana. Speriamo quelli sotto non mi vedano, perché sennò veramente mi inculano. Andiamo, andiamo qui. Boia, l'aquila è rimasta laggiù in volo e quell'altro l'ho buttato in mare. Non sarà morto di sicuro, però. Se non lo sganciavo, ragazzi. Ma che cazzo è? Una laggata? Se non lo sganciavo, mi distruggeva l'opterodattilo. Sapete che c'è? Io 3 punti l'ho fatti. Perché 3 punti l'ho fatti. Ho buttato quello sul T-Rex. Ho fatto cadere quello dall'aquila e ne ho preso un altro. Oh, sta arrivando qualcosa. C'è qualcosa che gira lì intorno? No, no, no. Io sapete che c'è? Me ne vado, ma allontano il mio. L'ho fatto. La base non è mia. Ho provato a difenderla perché di, appunto, di ragazzi che ci danno sempre. Oddio! Ce l'ho tutti dietro. Uno si è buttato col paracadute. Ce l'ho tutti dietro, ma io mi levo veramente molto dai coglioni. Me ne vado verso altri lidi. No, no, questi mi rincorrono, ragazzi. Batto in ritirata, vi ripeto. Qualcosa ho potuto fare sperando che poi non mi facciano ritorsioni contro la mia base, perché a quel punto sono rovinato. Comunque, ragazzi, bleh, che spettacolo! Hanno fatto un raid. 3 punti per Coridan, 0 punti per loro. E direi assolutamente di lasciare tanti pollici in su per questo video. E se ne avete voglia, condividete anche il video su Google Plus. Io, però, ora mi conviene trovarmi un posto sicuro da qualche parte, che se mi prendono sono rovinato. Bleh, fatevela prendere bene. Ciao, bellissimo, sganciato quello dall'alto.